Amici, buonasera a tutti. Un cordiale saluto vi giunge da Donato Magnisio e da tutto lo staff di questo splendido torneo intitolato a Pierino D'Onofrio, una figura importante per Sant'Agata di Puglia. È un saluto che estendo a tutti i sant'agatesi che ascoltano Artemisium Web, ma anche sant'agatesi nel mondo, per tutti i sant'agatesi e non. Questa giornata meravigliosa di calcio a 5, mercoledì 20 aprile, alle ore 21 si è disputata una stupenda partita Foggia C5 contro l'Atletico Troia, è determinato in vantaggio della squadra foggiana per 5-3. È stata una partita correttissima all'insegna del fair play ed è stata una partita di vero calcio spettacolo. Risultato sempre in bilico e comunque questo ha permesso ai calciatori in campo di esprimere un buon livello di gioco. La seconda partita alle ore 22 è una partita un po' più maschia, un po' diciamo nervosa, tra la Magica e il Brigante. Cogliamo l'occasione a tutti gli amici che sono in collegamento per ricordare che questo è un torneo basato sul fair play. Noi non sono successi episodi di particolare rilevanza, però ripeto, voglio ricordare a tutti la correttezza, il fair play e venire a giocare al calcio e non per altre situazioni spiacevoli. Questa partita è finita 5-2 tra il Brigante e la Magica, 5-2 a favore, ripeto, del Brigante, e tutto sommato è stata una bella partita, però forse esasperata troppo da atteggiamenti un po' troppo rudi. Noi, ripeto, preferiamo il bel calcio. Passiamo comunque andiamo avanti e passiamo dunque alle partite giocate. Anche questa partita, ripeto, si è giocata abbastanza rude, sì, ma si è giocata per tutte e due le squadre volevano vincere. Alla fine l'ha spuntata il Brigante. Io ricordo sempre che il torneo è intitolato a Pierino D'Onofrio e che praticamente devo ringraziare l'ASI provinciale di Foggia, devo ringraziare l'amministrazione comunale, ma soprattutto Leonardo Capano e questa Artemisium Web e i sant'agatesi nel mondo che ci permettono di andare immediatamente in rete e dando la possibilità a tutte le squadre di seguirci. In attesa delle classifiche il torneo adesso si ferma per la settimana santa. Cogliamo l'occasione, Donato Magnisio con tutto il suo staff e tutte le squadre partecipanti, nonché il GS Sporting Sant'Agata di Puglia, l'amministrazione comunale, l'ASI di Foggia, di salutare tutti e dare un cordiale saluto a tutti e auguri di buona Pasqua. Ci rivedremo la settimana prossima. A tutti un saluto e buonasera.